aiutare i bambini a vivere questo momento del tampone in modo meno traumatico possibile. Sì, è molto, molto comodo, devo dire, è una bellissima iniziativa. Poi molto puntuali, precisi. Speriamo di essere verso la fine. Un'iniziativa particolare, una collaborazione tra la farmacia e l'istituto. Cosa ci può raccontare? Innanzitutto lo scopo di questa iniziativa, che è quello da una parte di aiutare il rientro a scuola il più veloce possibile, il più celermente possibile, perché sappiamo di quanto sia importante la scuola in presenza. Secondo, per aiutare anche le famiglie che soprattutto dei bambini più piccoli, no, dell'elementare, dell'infanzia, sono stati con le ultime normative più martoriati, diciamo. E terzo, di non minore importanza, aiutare i bambini a vivere questo momento del tampone in modo meno traumatico possibile, quindi in un ambiente conosciuto, non ospedalizzato, possibilmente con i compagni. Inizialmente venivano proprio tutta la classe, no? Per cui ha aiutato molto da un punto di vista anche psicologico, perché comunque sui bambini il tampone non è il massimo della vita, ecco. Abbiamo pensato di utilizzare questo spazio all'aperto e la farmacia appunto riceve le richieste e poi manda qui i ragazzi e i bambini a fare il tampone. Sì, è molto, molto comodo, devo dire, è una bellissima iniziativa. Poi molto puntuali, precisi e molto disponibile anche la persona che ha fatto il tampone. Abbiamo trovato un accordo con la scuola che è proprio di fianco alla farmacia. La scuola ci fornisce uno spazio esterno nel loro giardino per poter installare un gazebo per effettuare i tamponi. Il vantaggio per noi è sicuramente quello di non avere assembramenti vicino alla farmacia, questo è uno spazio aperto, meno possibilità di contagi e non avere tante persone davanti alla farmacia che comunque creano anche, oltre assembramento, anche difficoltà oggettive nel lavoro quotidiano. Ecco. Intanto la scuola aveva bisogno anche di avere la possibilità di far fare i tamponi agli studenti, soprattutto nel periodo in cui c'erano i tamponi da fare T0, T5, che c'era anche una certa fretta e abbiamo trovato questa cosa che rendeva contenti entrambi. È stato quel periodo iniziale, fine dicembre, inizio gennaio, c'era una richiesta spropositata e noi non riuscivamo comunque neanche a rispondere al telefono per dire che non avevamo posto per farli. È stato proprio un periodo molto complicato. Anche perché comunque dovevamo garantire certe procedure, certi protocolli, non potevamo fare tamponi per strada, così. Quindi questo ci ha aiutato molto, adesso sì, adesso è molto calato, un po' perché sono calati effettivamente i positivi e sono calate anche tutte le fine quarantene, fine isolamento, che adesso praticamente facciamo la maggior parte, sono qualche fine quarantena e qualcuno che lo vuol fare per controllo o per viaggiare, ecco, ma speriamo di essere verso la fine.